Sai Deborah, quando ci chiamano per il supporto tecnico per risolvere problematiche di riverbero o più comunemente detto rimbombo, che siano non so, ristoranti o uffici, mi trovo a dover spiegare a parole, delle sensazioni uditive, quindi quando parlo di rimbombo o parlo di riverbero non è facile spiegarlo a parole. Sì, effettivamente è difficile, soprattutto perché noi andiamo a spiegare quella che è una sensazione, una percezione. Per fare un esempio, come il beneficio che possiamo trarre da un paio d'occhiali. Se siamo miopi e non vediamo, quando mettiamo gli occhiali percepiamo immediatamente il beneficio. Tuttavia, senza aver provato, non sappiamo come si potrebbe vedere con la correzione. E lo stesso vale per l'acustica. Un ambiente acusticamente corretto riusciamo ad apprezzarlo solo quando facciamo il paragone con quello che era l'ambiente non corretto e quindi riverberante. Sul tema del fonoassorbimento, quali sono le domande che ti fanno i clienti in maniera più frequente? Beh, la domanda indiscussamente più frequente è quella: ma l'impianto di fonoassorbenza funzionerà? Il mio ambiente migliorerà effettivamente? E soprattutto c'è una questione di aspettativa personale, è difficile spiegare in che modo può migliorare. In effetti è veramente difficile spiegare a parole che cosa vuol dire riverbero, che cosa vuol dire, diciamo, un problema d'acustica. E non ci resta che fare un esempio pratico. Andiamo. Dai reperti archeologici risulta che fin dal secondo secolo a.C. esistevano a Faventia e nel territorio circostante fornaci di ceramica che sfruttavano le argille di colore chiaro e grande plasticità del locale fiume Lamone e che probabilmente continuarono la loro attività anche nelle epoche successive. Dai reperti archeologici risulta che fin dal secondo secolo a.C. esistevano a Faventia e nel territorio circostante fornaci di ceramica che sfruttavano le argille di colore chiaro e grande plasticità del locale fiume Lamone e che probabilmente continuarono la loro attività anche nelle epoche successive. Dai reperti archeologici risulta che fin dal secondo secolo a.C. Andrea, credo che questa dimostrazione pratica abbia chiarito l'importanza di una correzione acustica e abbia sciolto i principali dubbi su quanto essa sia importante nel mondo ufficio e dei locali. Per qualsiasi domanda scrivete sotto nei commenti e iscrivetevi al nostro canale.